Nell'ultimo turno del girone d'andata, al San Tommaso di Perano va in scena l'incontro più atteso della giornata. Si affrontano infatti Perano e Atessa, le due immediate inseguitrici della Battistrada Ortona. Nei padroni di casa mancano all'appello l'infortunato Di Vincenzo e Simonetti, fermo per squalifica. Si comincia col Perano che prova ad insidiare la porta avversaria, ma il colpo di testa dell'ex di turno De Angelis trova piazzato al nono l'estremo difensore atessano. Al tredicesimo Massa trova il corridoio giusto per la corrente Pasquini, che manda clamorosamente a lato. Al diciannovesimo il tiro cross di Paglione va a stamparsi sulla traversa di Crognale. Il monologo dei padroni di casa prosegue al ventiduesimo, quando il corner di Di Donato viene raccolto da Pasquini, la cui inzuccata manda il pallone sopra la traversa. La prima conclusione pericolosa degli ospiti arriva al trentaquattresimo con il tiro dalla distanza di Di Cencio, che sfida al lato. Al trentasettesimo Mainella sciupa, con D'Arcangelo fuori causa, una ghiotta opportunità mandando il pallone sopra i legni. Al quarantunesimo Campli scodella al centro per Crognale, che di testa spedisce al lato. Il primo tempo non riserverà ulteriori emozioni. Nel secondo parziale la testa si spinge in avanti e al tredicesimo Di Cencio non inquadra il bersaglio con questa bordata dalla distanza. I padroni di casa tornano in avanti al sedicesimo con l'incornata di De Angelis intercettata in tuffo da Crognale. La gara, piuttosto brutta dal punto di vista dello spettacolo, si ravviva al trentasettesimo con la sciabolata di Di Donato, che chiede troppo alle sue doti balistiche mandando dalla distanza il pallone sul fondo. Al quarantottesimo l'ultima annotazione della gara con il calcio piazzato di Pili, che sfila al lato. Alla fine arriva un pareggio che non accontenta nessuna delle due contendenti, visto che la capolista Ortona, vittoriosa nella gara che la vedeva protagonista, guadagna due lunghezze sulle sue più immediate inseguitrici. C'è una giornata molto impegnativa sul fatto che mancava anche dei giocatori e avete dovuto giocare con una formazione un po' rimaneggiata. Ma abbiamo avuto qualche fuoriquota purtroppo con Luca Di Vincenzo, che si è fatto male a Cappelle, poi domenica scorsa doveva scontare la squalifica Simonetti non giocando, quindi la squadra l'ha scontata oggi. Quindi con due fuori quota in meno, comunque proprio per questo devo complimentarmi con i ragazzi che hanno fatto ottimamente il loro dovere. Il risultato è giusto secondo lei? Credo che il risultato rispecchia l'andamento della partita. Noi abbiamo fatto una buona mezz'ora nella prima parte, là abbiamo avuto anche qualche occasione per fare gol, ma tutto sommato lo 0-0 mi sembra che i portieri non sono stati mai impegnati. Sì, però occasioni da rete ne avete avute, sia voi che a testa, c'è la testa un po' di meno, però ci sono state occasioni da gol. Ma grandi occasioni nitide non ci sono state. Primo tempo c'è stata anche una traversa dovuta a un improvviso vento che era arrivato. Noi abbiamo avuto una bella giocata con Massa, con un bel taglio di Pasquini che non è riuscito a toccare la palla, lì era una buona occasione per fare gol. Poi altre grandi occasioni, dobbiamo essere obiettivi, non ci sono state né dall'una né dall'altra parte. La testa te l'aspettavi così forte, essendo secondo, diciamo? Ma la testa non la scopriamo oggi, la testa ha un grande organico, quindi oggi è venuta qui per fare il risultato pieno, ha impiegato tutti i giocatori quotati, quindi con due punte, con Magnante, con Campli, quindi ha cercato di venire a prendere il bottino pieno, ma ha incontrato anche un buon Perano. D'altronde noi in casa ci facciamo rispettare, quindi abbiamo fatto una buona partita molto attenta e quindi a conclusione c'è stato questo 0-0. Unica sconfitta nel girone di andata e il Perano in serie positiva dalla terza giornata. Ma noi dobbiamo ancora recuperare la partita di Giuliano Teatino mercoledì e quindi dobbiamo ancora concludere il nostro girone d'andata. E dopo mercoledì tireremo
le conclusioni per questa prima parte. Comunque, finora devo dire che la squadra sta andando abbastanza bene, quindi continuiamo a lavorare così e credo che ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Approfitto nell'occasione, nelle vicinanze delle feste natalizie, per fare un augurio a tutti gli sportivi di Buon Natale e soprattutto a tutte le squadre che militano nei campionati dilettantistici. Mister Giandonato, risultato giusto secondo lei? Ma penso di sì, perché per sbloccare i partiti si deve tirare in porta e non abbiamo tirato né noi né loro, quindi penso che il risultato sia giusto. È quello che lo specchio di una partita che sicuramente non è stata bella sotto il punto di vista spettacolare, ma era una partita difficile, giocata in spazi molto stretti, quindi il risultato penso più giusto poteva uscire di questo 0-0. Si aspettava un Perano così forte? Ma Perano io conosco quasi tutti i giocatori, conosco chi l'allena, quindi era comunque una partita che temevamo. D'altra parte, se sta in quella posizione classifica vuol dire che questa squadra qualcosa pur vale. Noi potevamo sicuramente fare di più, non ci siamo riusciti, un po' per merito del Perano, sicuramente un po' per demerito nostro, perché questa squadra oggi l'ho vista un po' stanca. Purtroppo 10-11 sta tirando la carretta da parecchio tempo e mercoledì abbiamo avuto un'altra partita importante a Montesilvano e sicuramente si è sentito un po' la mancanza di qualche forza. Dopo la pausa natalizia le squadre vanno a riposo e la prossima giornata giocherete? Prossima giornata, la prima di ritorno, cioè abbiamo il San Buceto in casa e riprenderemo quindi il 6 gennaio dopo la pausa, ma è una pausa durante la quale bisogna allenarsi e lavorare sodo. A parte l'Ortona che sta facendo un campionato a parte, la seconda piazza su questo girone si deve conquistare con le unghie? Ormai il campionato è ancora lungo, l'Ortona da quello che ho sentito ha vinto anche oggi, noi fino alla fine lotteremo, adesso per il primo, il secondo, noi stiamo qua, sicuramente appena recupereremo tutto l'organico al completo sicuramente ricominceremo a marciare come stavamo marciando prima. Comunque è una squadra che gira a 32 punti, l'anno scorso se non sbaglio chi ha vinto il campionato girò proprio a 32 punti ed è la prima in classifica, quest'anno gira a 32 punti, sei seconda, vuol dire che chi sta davanti a te è più forte e sta andando forte, se continui questi ritmi sicuramente non riusciremo a raggiungerla. Se ha qualche cedimento noi dovremmo stare pronti e a sfruttare la situazione, però per stare pronti bisogna vincere le partite. Se le partite che facciamo sono come quelle di oggi, sicuramente l'Ortona non riusciremo ad arrivarla.